Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Questa invocazione o preghiera non appartiene ad alcuno né ad alcun gruppo, ma a tutta l'umanità. La sua bellezza e forza stanno nella sua semplicità e nel suo esprimere certe verità centrali che tutti gli uomini accettano in modo innato e normale. La verità che esiste un'intelligenza fondamentale cui vagamente diamo il nome di Dio. La verità che, dietro ogni apparenza esterna, il potere motivante dell'universo è amore. La verità che una grande individualità, dai cristiani chiamata il Cristo, venne sulla terra e incorporò quell'amore perché potessimo comprendere. La verità che sia amore che intelligenza sono effetti di ciò che vien detto il volere di Dio. Ed infine, l'evidente verità che solo per mezzo dell'umanità stessa il piano divino troverà attuazione. Alice M. Bailey.